Quella che vi vado a raccontare questa sera è una strana e brutta storia. Se fosse un film sarebbe Matrix, ma l'agente Smith sarebbe interpretato da lui, mentre l'architetto sarebbe probabilmente lui. Se fosse un biscotto sarebbe una gocciola di sangue, e se fosse un animale da compagnia sarebbe un lama pronto a sputarti in faccia la più cruda delle realtà. Ma questo non è un film, né un biscotto, né tantomeno un animale da compagnia di difficile gestione. Questa è la realtà. Una realtà in cui un'elite potentissima governa il mondo nell'ombra, facendosi beffe dei comuni mortali e comunicando usando simboli per parlare del gossip tra i potenti. O almeno questo è quello che sostengono i gruppi sui complottisti che parlano di simbologia. Paura, eh? Signore e signori, benvenuti a un nuovo episodio dell'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nei gruppi più strambi ed assurdi del web. Per la puntata di oggi mi sono infiltrato in un gruppo di complottisti il cui scopo è quello di far conoscere parte dell'altro linguaggio, quello usato dalla regia e da tutta l'equipe di questa ormai decrepita Matrix, in modo da mettere a nudo tutta l'organizzazione con prove certe e inoppugnabili. Le prove certe e inoppugnabili cui fa riferimento quel simpatico post sono i simboli che i nostri amici complottisti passano le giornate a ricercare e riportare minuziosamente nei propri gruppi. Vestiti strani, occhiate curiose, segni con le mani un po' particolari, tutto fa brodo in un turbinio di teorie del complotto ed ipotesi che si accavallano e mischiano tra di loro. Di base, come ho detto, c'è un'elite che controlla il mondo. La loro presenza è capillare in tutto il mondo, la loro organizzazione è regolata da protocolli rigidissimi e il riconoscimento tra i membri di questa stirpe avviene attraverso segni e simboli che gli permettono di riconoscersi a distanza di tempo e di luogo. Quindi potrebbero starsene lì buoni buoni come ogni essere umano a scambiarsi messaggini su WhatsApp per non farsi scoprire, ma loro no. Preferiscono scambiarsi segni inequivocabili a favore di telecamera. Il più classico è lui, il famigerato occhio massonico o occhio della provvidenza, prova inoppugnabile dell'appartenenza all'elite globalista controllona. E quindi, se sei famoso e per sbaglio nel corso della tua vita ti è capitato di scattarti una foto in cui strizzi un occhio in favore di camera, basta. Ormai sei schedato, per sempre. Anche perché, come avrete capito, non si salva nessuno. Anche lui fa l'occhiolino. Non se ne salva nessuno. L'altro compare. Sì, avete capito bene. C'è anche il signor Enzino. E allora? Cominciamo con il sottolineare la peculiarità più caratteristica dei gruppi di avvistamento simboli. Qui, a differenza degli altri gruppi di complottisti che abbiamo visto nel corso delle serie, non ci sono buoni. Letteralmente. Anche gli eroi della controinformazione sono considerati oppositori controllati. Non si salva nessuno. Né Mazzucco, né la Balanzoni, né Gracis, né la Gatti. Uno ad uno, anche i paladini della controinformazione antisistema vengono pizzicati ed etichettati come falsa opposizione. Non si salva neanche Nandra Schiliro. Anzi, a me sembra anche trans. E se la osservi bene, ha un discreto pomo d'Adamo. Anche le ossa occipitali sono molto pronunciate. Giusto perché, per chi non lo sapesse, come ho spiegato in un altro video, è buona norma, tra i potenti collusi, scambiarsi il sesso. Fondamentalmente lo fanno perché sono malvagi. Ed è una cosa malvagia. Le farfalle sono anche un richiamo per piedoni, simboleggia le bambine. Perché, come ho potuto dimenticarmene, i trans sono tutti pedofili. D'altronde, voglio dire, il simbolo del transgender ha le corna. Cioè, è palese che ci sia il diavolo dietro. La farfalla è anche il simbolo del progetto Monarch, MK Ultra. Ma certo, il progetto Monarch, tramite cui tengono il mondo sotto ipnosi, come ho fatto a non pensarci, certo, il progetto Monarch il suo progetto, la farfalla del progetto Monarch. Il progetto Monarch è un complotto che si basa su una reale cospirazione chiamata MK Ultra, in cui niente po' di meno che la CIA provò tecniche di controllo mentale negli anni 50. Vicenda della quale vi parlerò nel canale, quindi se siete interessati anche a qualche complottino reale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ma come ve l'ho messa liscia, eh? Anche stavolta ce l'ho fatta, ve l'ho piazzato
iscrizione al canale, eh? Naturalmente, per i nostri amici complottisti, è un progetto in corso, nonché il motivo per cui la maggior parte della popolazione è lobotomizzata e non si accorge dell'elite. Solita roba, i vaccini, il 5G, metalli pesanti, ma ormai non c'è neanche più gusto a raccontarlo. In America è portato avanti da gente seria, tipo Trump. In Italia dobbiamo accontentarci. È un programma portato avanti dalla RAI, come chiaramente testimoniato dal logo, con l'ausilio di ambasciatori di primo piano come Jovanotti o Belen, per gli amici Balen, una conduttrice di fatti molto focosa. E parlando di fuoco e di Baal, non possiamo ignorare la forte componente biblica in questi gruppi. D'altronde, le figure che governano il mondo sono diretti discendenti di figure importanti della Bibbia. E l'Italia è ovviamente al centro del mondo. D'altronde, Gesù è bianco e ha la barba, quindi ci sta. Dai tempi di Noè, e cioè da quando il mondo fu diviso, Noè stesso, discendente di Adamo ed Eva, si proclamò primo sovrano d'Italia e divise il resto del mondo tra i suoi figli. Questa stirpe, millennio dopo millennio, ha conquistato e sottomesso tutto il genere umano. Avete sentito bene? Ho detto sottomesso. Perché è a questo punto che faccio una scoperta che non stento a definire incredibile. Vi ricordate all'inizio quando ho detto che non si salva nessuno? Beh, intendevo proprio nessuno. Nemmeno Gesù Cristo in persona, come del resto comunicato dai tanti quadri demoniaci realizzati nel corso della storia. Ma le prove non finiscono certo qui. La sua vera natura è maligna e si evince da molte cose, ma quella che mi ha lasciato convinta del tutto è stato il fatto che lasciò che Giovanni Battista venisse decapitato per un capriccio della viziosa Erodiade. D'altronde, Gesù è stato battezzato nell'acqua informata dal dio Satana. Ecco, così ci piazziamo anche la memoria dell'acqua. D'altronde, possiamo dire che l'omeopatia avrà tanti difetti, ma di sicuro non fa mai male. E vai, prove su prove, scrive qualcuno, soddisfatto dalle prove, che non stento a definire inoppugnabili. Naturalmente, se persino Gesù è cattivo, Papa Bergoglio, Papa Merdoglio Imbroglio non può essere da meno, non può che essere un massone satanista spiedinofilo della peggior specie. Per favore, Santa Sede, non denunciatemi, sto solo riportando ciò che ho letto, sono troppo giovane per bruciare all'inferno. I simboli satanisti sono un grande filone narrativo per i nostri amici che non smettono di vedere tridenti e corna un po' ovunque. Non si salva nemmeno lo zio Jerry, che anzi parrebbe essere il peggio di tutti, il male in persona, anzi uno dei pesci più grandi d'Italia. Ma non è che... E parlando di satanismo, volete sapere quali sono le ultime tendenze per renderlo appetibile ai giovani? Il satanismo arcobaleno, l'unica religione omnicomprensiva, il piano transumano dell'agenda Illuminati. Il trucco è stato passare dal caprone satanico, animale bruttarello e che non faceva presa sui giovani, a qualcosa di più moderno. L'unicorno gay, animale scartato dall'arca di Noè e simbolo di fluidità e transizione. Quindi perfetto per l'inarrestabile propaganda LGBT. Signora mia, dove andremo a finire? Quando i bambini giocano con un unicorno giocattolo, quando ascoltano una stupidissima canzoncina dell'unicorno, quando chiedono ai nonni che si compri loro il latte di unicorno, per alcuni stanno celebrando un rito potentissimo ad un essere androgino. Temo che ormai, nel 2023, sia troppo tardi. L'unicorno è amatissimo dai bambini, purtroppo. Anche mia figlia ha molte magliette e un portasoldini, se non lo prendi si mette a piangere. Signora, non so come dirglielo, ma sua figlia è stata omosessualizzata! Ma chiudiamo l'episodio con qualche altro contenuto originale dai gruppi del simbolismo occulto. L'Italia è il paese della moda ed io sono un grande conoscitore di catwalk, di style e di fashion, come potete desumere dal mio outfit. E quindi qui, solo per voi, in collaborazione con i nostri Dylan Dog, indagatori dell'occulto, dei consigli per un vestiario ineccepibile. Consiglio numero 1: evitare le righe bianche e blu. Non perché siano pacchiane o perché ingrassino, eh? Più che altro perché sono diaboliche, inteso proprio demoniache. Nelle righe non si capisce quale sia il colore di fondo e quindi ingannano,
disarcionano, proprio come fanno loro! Ed inoltre erano ritenute le stoffe del diavolo, usate dai peggiori scarti della società. Sono decisamente out! Eviterei anche gli scacchi, o meglio, la scacchiera massonica. Non vorrei che faceste la fine della Carrà, la donna più amata dagli italiani, ma che, ahimè, ha messo un vestito a scacchi. Prova inequivocabile del fatto che anche lei fosse una satanista demone, partecipante a sacrifici, adenocromo, coprofagia, violenze, eccetera. Mi fa un sacco ridere quando leggo le peggiori nefandezze della storia e poi eccetera, che manco la lista della spesa con tutta sta leggerezza, no? Ormai è una filastrocca. Naturalmente, oltre alla moda, siamo anche il paese del cibo. Avete capito? Sono un grande cultore anche di quello e quindi vi darò un consiglio. Vi consiglio di evitare il McDonald's, non perché i loro panini sappiano di cartone bagnato, ma pare che sia una catena massonica, come testimoniato dal logo aka l'arco massonico e dalla pubblicità del clown, sotto le cui ascelle si incastrano alla perfezione le piramidi massoniche. Non siete convinti? Volete ancora un Big Mac? Beh, sappiate che le scarpe rosse del clown del bambino, simbolo dei piedoni! E anche che il cibo è carne umana. D'altronde, guardate il clown. Bocca rossa da chi mangia carne cruda. In chiusura, non posso non parlare di spazio. L'allunaggio ovviamente non è mai esistito. Lo spazio è una finzione satanica. Gli astronauti sono tutti ebrei satanisti capeggiati niente po' di meno che da Obama. D'altronde è innegabile. Anagrammando Samantha Cristoforetti esce Satanam Cristofottire. Come dici? Satanam scritto così non vuol dire un cazzo? Vabbè, oh, suona latino. Per me ci sta. E per oggi basta così, ma vi lascio con una chicca che stavolta vi giuro merita. Quindi aspettate fino alla fine. Come al solito vi invito, se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, lasciare un piace, un commento, condividerlo, seguirmi sugli altri social che trovate tutti in descrizione, Instagram, TikTok, Telegram. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ma con l'ultimo consiglio per voi. Allora, dovete sapere che neanche bere tè è poi così sicuro. E ve lo dico con una bella poesia. La simbologia del tè in massoneria. Il grande maestro del tè Naosuke scrisse una poesia in 4 versi di 3 caratteri ideografici. Il tè non è il tè. Non è che il tè non sia, è che è soltanto il tè. Questo si chiama il tè. Il vero tè si trova oltre il dualismo negazione ed affermazione. A quel punto il tè è semplicemente null'altro che il tè, come quel mistero e segreto massonico sussurrato da Giacomo Casanova, che fa sì che la massoneria altro non possa essere che l'indicibile perpetuo clone di sé. E a me dispiace, però di fronte alle evidenze non puoi che accettarlo. Interessante. Peccato per il tè, che è buono. E niente, sarà meglio che ti abitui alla camomilla.